queste bande sono assolutamente mobili sul territorio, 3, 4, 5 settimane, il tempo di compiere una serie di furti e poi spostarsi. C'è una stragrande maggioranza di soggetti che vengono dall'est, ancorché dalla Georgia, piuttosto che dall'Albania o piuttosto che da altre aree. Non si disdegna qualche italiano, ma effettivamente i gruppi georgiani e albanesi sono quelli più attivi sul territorio. Questa immagine dice tutto, è un pochettino come un calciatore che fa un allenamento prima della partita. Probabilmente avevano individuato esattamente questo tipo di serratura in un appartamento e stavano facendo le prove per poterlo aprire nel più breve tempo possibile. Il georgiano è più preciso nel lavoro. I gruppi albanesi sui quali noi abbiamo lavorato abbiamo ritenuto che sono assolutamente più spavaldi. La porta non viene aperta ma viene forzata, viene sfondata. Parliamo di una banda di cittadini albanesi, 15 episodi di furti ai danni di stazioni carburanti, 17 furti in abitazione, in due episodi i furti sono poi diventati rapine. Nelle immagini notiamo proprio la suddivisione di compiti, l'autista che rimane sempre fermo a bordo del veicolo, una persona che funge da palo e due o tre persone che poi si occupano materialmente di scardinare le casseforti. Per quanto riguarda il reclutamento, il gruppo criminale predileggeva proprio affidarsi a persone che provenivano dall'Albania, che quindi non erano censite sul territorio nazionale, prevedendo che in caso di una cattura avrebbero scontato una pena molto ridotta. In Italia ti fai 24 ore di cella ed esci. Una persona viene a rischiare per 4, 5, 6 mesi per un raggiungimento di un obiettivo e poi normalmente c'è un rientro in patria. Svariati arresti di soggetti fermati anche all'aeroporto della Malpensa o comunque nelle loro vicinanze pronti per ritornare. Sono immagini di un sequestro che è stato fatto, una macchina che viene fermata e poi successivamente durante la perquisizione vengono rinvenute una serie di sterline d'oro. Provento di furto, c'erano anche un paio di lingotti d'oro, qualche centinaia di migliaia di euro, le direi un 100-200 mila euro. L'Italia, così come l'Europa, è terreno di lavoro e i proventi vengono poi, come possiamo dire, goduti in patria.